Oggi vedremo insieme come pulire il WC da cima a fondo. Per prima cosa facciamo insieme le bombe sbiancanti fedate. Ci occorreranno 200 g di bicarbonato, 50 g di acido citrico, un cucchiaino di sapone per piatti, mi raccomando, non concentrato, uno stampo in silicone e delle gocce di olio essenziale a tua scelta. Iniziamo mescolando le polveri, amalgamandole bene. Poi aggiungiamo il sapone per piatti e le gocce di olio essenziale, continuando a mescolare in modo tale che venga fuori una consistenza quasi sabbiosa. Poi cominciamo a riempire lo stampino, compattando bene in modo che tutto sia ben amalgamato. Ora dobbiamo lasciarle riposare per almeno 4 ore, in modo che si asciughino completamente. Passato il tempo necessario, con molta delicatezza estraiamo i cuoricini dallo stampo, in modo tale che non si rompano. Sono davvero molto carini, oltre che molto funzionali. Per utilizzare al meglio le bombe WC fedate, basterà a fine pulizia gettarne una all'interno del WC. Noteremo una leggera reazione frizzante. Possiamo conservare i cuoricini fedate in un sacchetto o anche in un barattolo, a riparo dall'umidità. Ma il problema che abbiamo tutti ogni giorno è quello delle strisce di calcare all'interno del WC. Il metodo che utilizzo sempre è quello della soluzione all'acido citrico. Per questo basterà riempire una brocca con 1 litro di acqua demineralizzata, ancora meglio se tiepida. Qui ho bagnato un pochino il tavolo, quindi lo sto asciugando. Dopodiché aggiungo 200 g di acido citrico, mescolando bene in modo che si sciolga completamente. Per comodità andrò a travasare tutto quanto in uno spruzzino. Potrà avanzare della soluzione, ma non preoccuparti, ti dirò dov'è usarla. L'acido citrico è un ottimo rimedio ecologico per eliminare il calcare anche all'interno del WC. Ricorda sempre di agitare lo spruzzino in modo da avere una soluzione ben amalgamata. Il resto versalo sul fondo del WC, così agirà per il classico fondo scuro o ingiallito, mentre usa lo spruzzino per vaporizzare la soluzione sulla zona da trattare. Ricorda che le strisce di calcare del WC sono conseguenza di acqua che scorre di continuo, quindi potresti anche mettere un pezzo di carta igienica, spruzzare di nuovo la soluzione per trattenerla, diciamo, per non farla scorrere via. Infine chiudi il WC e lascia agire per qualche ora, o meglio tutta la notte. Nel frattempo potresti usare lo spray per eliminare il calcare dai rubinetti o dai vetri della doccia, ricordando di sciacquare bene e asciugare con uno straccio. Trascorso il tempo necessario, indossa i guanti, metti una manciata di bicarbonato su una spugna e utilizza questo metodo per strofinare sulla zona da trattare. Il bicarbonato farà un po' come da scrub e donerà lucentezza e bianco. A volte può capitare che le strisce di calcare possono essere molto ostinate, soprattutto se hai l'acqua molto dura a casa, perciò dopo aver spruzzato la soluzione puoi anche scegliere di versare in aggiunta dell'acido citrico puro sulla macchia, in modo tale che si scrosterà molto più facilmente. Anche qui ti occorrerà far agire almeno per qualche ora, o meglio ancora per tutta la notte. Quando il giorno dopo andrai a passare lo scopino, ti renderai conto che il calcare si scrosserà con molta facilità, ma se hai bisogno puoi tranquillamente ripetere il passaggio. Se vuoi sbiancare il fondo e
igienizzare le vici, ti consiglio di utilizzare uno dei miei rimedi preferiti, che è il percarbonato di sodio. Questo composto ecologico, a contatto con acqua calda, rilascia ossigeno e quindi ha proprietà sbiancanti e igienizzanti, che usiamo spesso in lavatrice, ma si può utilizzare anche per il WC. Versa un paio di cucchiai, 2-3 cucchiai all'interno del sanitario, scalda un litro d'acqua sul fuoco e versalo con molta attenzione e delicatezza all'interno del tuo WC. Aspetta qualche minuto, poi passa lo scopino con energia. Puoi ripetere tranquillamente questa pratica tutti i giorni o quando ti è più comodo. Avrai sempre così l'interno del WC bianco e igienizzato. Ma ti do un altro consiglio: se il tuo WC non ha macchie problematiche, ingiallimenti eccetera, potresti versare ogni giorno un paio di cucchiai di bicarbonato a fine pulizia. La soluzione abrasiva è delicata e ti permetterà di mantenere il bianco del tuo WC. Un altro problema molto comune è quello di avvertire dei cattivi odori provenire dallo scarico del water. Ricordi la soluzione di cui abbiamo parlato prima, con 200 g di acido citrico in un litro d'acqua? Beh, oltre a essere un anticalcare, elimina anche i cattivi odori da ogni tipo di scarico, sia in bagno che in cucina. In questo caso però ti consiglio di riscaldare l'acqua in modo che sia calda. Versa tutto all'interno del WC, attendo una notte, il giorno dopo tira lo sciacquone e il cattivo odore sarà sparito. Un altro rimedio che a me piace utilizzare è il sale grosso. Creo questa sorta di cristalli profumati unendo una tazza di sale grosso e una decina di gocce di olio essenziale. Il profumo non importa, sceglilo tu. Mescolo bene per amalgamare il profumo, dopodiché non resta che versare l'intero contenuto della ciotola all'interno del WC. Il sale inoltre limita la durezza dell'acqua, quindi non solo eviterà la formazione del calcare sul fondo, ma lascerà anche un buonissimo odore. Ecco poi un piccolo trucchetto per avere il WC pulito ogni giorno. Hai presente il sapone molle da bucato? Io lo chiamo sapone giallo. Per comodità tendo sempre a dividerlo in palline, perché è molto appiccicoso. E fare già una divisione quando lo compro mi permetterà di utilizzare solo quello di cui ho bisogno. Prendi una delle palline di sapone, schiacciala un pochino, dalle la forma che preferisci. Io ho scelto di fare un cuoricino, ma puoi anche non fare così. E poi lo attacco bene all'interno del water. Così, ogni volta che andrò a tirare lo sciacquone, verrà rilasciato un po' di sapone, quindi riesco a tenerlo pulito tutto il giorno. Va a sostituire un po' quelle classiche vaschette che si mettono all'interno del WC. Infine ti do qualche trucchetto per mantenere bianca la tavoletta, che assorbe sempre le macchie e tende ad ingiallirsi con il tempo. Come rimedio casalingo c'è l'acqua ossigenata, che ha proprie proprietà disinfettanti ma soprattutto sbiancanti. Prendi la parte morbida di una spugna e applica giusto qualche goccia di acqua ossigenata. Dopodiché passala in modo molto delicato, in modo da non graffiare la tavoletta, e lascia agire per qualche minuto. Poi passa più volte un panno pulito per risciacquare bene. Ricorda però che la chiave è la pulizia giornaliera, in modo tale che la tavoletta non assorba alcun tipo di macchie. Per una pulizia più decisa puoi anche combinare acqua ossigenata e bicarbonato, creando una crema fai da te abrasiva e pulente. Fai lo stesso procedimento, passando la spugnetta e poi risciacquando, eliminando ogni residuo di bicarbonato. Questa cremina fai da te è ottima anche per sbiancare le fughe delle piastrelle, oppure per eliminare le tracce di ruggine o macchie in generale sulle cerniere del water. Aiutati con uno spazzolino. Questi semplici consigli ti aiuteranno a mantenere il tuo WC sempre come nuovo.